Oggi un'esperienza singolare da segnare a parte. Incontrata Milena, ragazza bella e eccitante. Chi è Milena? Nessuno, lascia stare. È una ragazza che ho conosciuto molto tempo fa. E la metti in un libro? Forse. Ti ho detto lascia stare, Ma perché, scusa? Ma perché non ti riguarda. È una come tante altre. Scommetto che te la sei portata a letto. Con tipi come lei non è poi un problema. Beh, si vede che gli piacevi. Gli piacevo? Sì, può darsi, ma il fatto è che le va bene tutto, è sempre contenta. Non desidera mai niente, non invidia nessuno, è senza curiosità. Non si sorprende mai, le umiliazioni non le sente. Eppure, povera figlia, dico io, gliene capitano tutti i giorni. Le scivola tutto addosso, senza lasciare traccia come su certe stoffe impermeabilizzate. Ambizioni zero, morale nessuna, neppure quella dei soldi perché non è nemmeno una puttana. Che parole. Per lei ieri e domani non esistono. Non vive neanche giorno per giorno perché già questo la costringerebbe a programmi troppo complicati. Perciò vive minuto per minuto. Prendere il sole, sentire i dischi e ballare sono le sue uniche attività. Per il resto è volubile, incostante, ha sempre bisogno di incontri nuovi e brevi, non importa con chi, con se stessa mai. Milena sono io, vero? Sono così, una specie di deficiente. Ma no, al contrario. Forse sei tu la più saggia di tutti. Ecco le sigarette, professore, e i giornali. Ah, grazie. Per le pulizie mi chiama lei? Io sto in guardiola. Ma davvero ti chiami Antonio?